Salve a tutti i gamers e bentornati in questo secondo episodio di Tales of Iron. Storie di metallo. Ripartiamo immediatamente dove eravamo rimasti. Ehi, avevamo delle monete. Le rane ci hanno tolto proprio tutto. Ma ora ci ripigliamo tutto che... No, scusate, quella è un'altra cosa. Allora, carichiamo. Oh, sull'ultimo arranca sempre un po', Allora, ricapitoliamo. Abbiamo vinto la battaglia contro nostro fratello per diventare re. Poi nostro fratello è stranamente sparito. Io continuerò a non togliermi dalla testa il fatto che le cose siano collegate. E le rane hanno attaccato. Hanno ucciso nostro padre. Noi siamo sopravvissuti per miracolo e ora hanno preso il controllo del regno. Oh cielo, una là! Ma per brutto! Non ho uno scudo ora! Ah no, eccolo! Peccato! Ok, qualcos'altro qui? C'è un coso inquietante che vola. Temo che non sia proprio solo uno sfondo, un oggetto di sfondo. Cos'è quello? Chiave della fogna della fortezza Cremisi. Trovata nelle fogne della fortezza Cremisi, questa chiave sblocca l'uscita delle fogne. Ok. Quel coso che vola non mi piace. Siamo ricoperti di sangue di larva. Comunque è davvero... C'è tanto splatter in questo gioco, mi piace. Via da qui, brutte. La pozione, ok. Allora, siamo qui, siamo vicini al castello. Andiamo un po' a impostazioni, non mi interessa, extra, non mi interessa. Ah, medaglie, ci sono i trofei, carino. Sempre più giochi ti permettono di vedere i trofei dal dentro il gioco. È un'aggiunta carina, ci sta. Anche per i giochi su Switch che magari non hanno una sorta di completamento, così possono avere una loro valutazione interna al gioco, diciamo in questo modo. Stupide rane. Fregata. Oh cielo. Soldati vivi. Brutto. Fatti sotto. Aia. Muori. Che effetti proprio. Che bello come gli effetti sonori si attiviscano e tutto quando sto per morire. Oh, temevo per un attimo che colpisse il soldato. Ok. Ok. Stiamo tutti calmi. Può capitare. No, riparto da qui, ti prego, no. Riparto da qui. Ok, quindi quel succo di larve viene da queste. Fantastico. Dimmi che non devo rifare tutta la parte lì. Fregata. Fregata. Diamo un po' di succo di schifo. Bello il succo di schifo. Metallo. Così. È chiave delle segrete, infatti ho fatto bene a scendere. Ok. Andiamo. Coraggio, gloriose schiere, devo recuperare il mio regno. Facciamo che salvo, eh. Quella rana è bella tosta. È pure incazzosa poi. Ok, aumenta ancora di più la borraccia. Però le piante le ha registrate che le avevo tagliate. È stranissima questa cosa. Ecco, no, 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 no. Bastarda. Muori.
Tocca a te ora. Prendi questo. Brutta rana schifosa. Oh. Oh, non muore. Al diavolo. Le rane hanno ucciso. Stanno uccidendo le guardie. Devo andare. Trova un posto sicuro tu. Ho detto trova un posto sicuro tu. Se per te questo è sicuro, ragazzo, che Dio Topo t'accompagni. Wow, una carneficina vera e propria. Sediamoci un attimo perché siamo anziani e dobbiamo far riposare le gambe ogni tot. Oddio, che cosa brutta. Not content with killing the king, the frog horde had torn down his throne room, leaving behind little more than smoldering rubble and the bodies of his kin, dead and defiled. She had never seen such evil, or felt such rage. Brutte. Schifose rane. Maledette. Vendetta. Oh, tocca a te ora. A posto. Vendetta vera, vai. Apprezzo che un arciere venga a affrontarmi in uno scontro melee, però molto scemo da parte tua. Oh, il nostro amico compagno, scudiero, accompagnatore, non so come si, in questi casi come si definisca. Sei vivo, eh? Sì, sarei re adesso, ma non c'è la corona. L'hai salvata tu, che grande che è il nostro amico. Reggie had his crown at last, but not his kingdom. Oh, fratello. Le rane stanno bruciando il villaggio, quindi non... Dennis had returned, but shamefaced. Drunk from drowning his sorrows in the village, he couldn't hold back the frogs there, or stop them taking their brother, the chef. Non lo so, raga. Reggie sembrerà onesto, ma Reggie had to get puzza. To Longtail Village to rescue his brother, and fast. If he could fix the travel board, it'd show the quickest way. More than one use for a hammer. And its work on the frog skull seemed to be done. Intendevo Dennis, scusate. Dennis, non so, mi puzza. Tu che vuoi? La bacheca è rotta, lo so. La vuoi riparare tu? Ti serve il martello? Dei chiodi? Ma, che culo. Tieni. Il castello è distrutto, ma abbiamo la bacheca ricostruita. Un piccolo passo per il regno. La prima cosa come imperatore. Fanta, come re, che cosa bella. Mi consente di viaggiare velocemente. Ma che cosa carina. Quindi non c'è altro oltre questo nella mappa. Ok, pensavo che fosse un po' piccolina, ma magari c'era tanto backtracking, invece no. Ok, anche il villaggio è stato attaccato dalle rane, ci aspetta morte e distruzione sicuramente. Che è quell'orrore che trai nel carro, ma... Oh, vabbè.
Non ho parole. È bello questo stile, comunque non mi stancherò mai di ripeterlo. Quando trovo dei giochi così particolari, mi incanto solo a vederli. Longtail Village always smelled of fresh whole bug bread before. Now it reeked of burning fur and gore, and something putrid. Pond slime and those that dwelt in it. The Frog Clan Bog Brothers. Pane di falena integrale, mi stupirei se non avessimo anche noi la farina di grilli, quindi. No! Beviamoci su. Ok, abbiamo una lancia. Abbiamo del metallo. Quei cosi non ho ancora capito cosa sono. Non me lo dice. Sono una valuta, ma non so bene a cosa corrispondano. Attenzione, aia. Attenzione. Ok, due a colpo di uno. Aia, aia. Piano alle spalle. Ok, le signore sono scappate. Qui tocca berci su. Bella la mia fiaschetta di Estus di insetti. Andiamo. Freccette. Valuta, che non so cosa, un po' di ricostituente, va bene. Che possiamo salvare? Manca la chiave della... Cos'è? Cattedrale? No, municipio forse? O cosa del genere? Dai, che carneficina, stupendo. Oh. Per cambiare equipaggiamento posso farlo da qui? No, no, questo non è il menu dell'equipaggiamento, quindi o posso farlo solo nella mia stanza, però mi sembra un po' oh, le rane hanno attaccato. Sì, attenzione, aia. Attenzione. Ragazzi, è forte, eh? Prendi questo, questo e questo. I combattimenti non sono assolutamente da sottovalutare. Vai. Maledette rane, persino il loro sangue è diverso. Ma le rane non dovrebbero avere il sangue verde, forse ce l'ha? No? Oddio, adesso mi sento un attimo in crisi. No, non ce l'hanno, eh. Penso sia una cosa estetica. Ah! Vediamo. Oh! Attenzione. Morte. Metti via. Per adesso. Ci dica, buon uomo. Ok. Ok. Sì, manca la chiave.
Ah, chiave del municipio, ho ragione io che era il municipio allora. Guard Captain's last act was to secure the village elder in the town hall and bar this gate to the frog horde. But some had got past him. Oh, è non è morto, è vivo, è sopravvive, è vivo, vivo, raga. Abbiamo salvato il capitano delle guardie. Cominciamo finalmente a rimettere a posto la situazione. Ok, qui ci sono delle rane, quindi dobbiamo fare attenzione. Qui c'è un po' di roba che ci può tornare utile. The captain was right. The frogs were inside. The villagers, they had no more fighters. Until aia. Now. Aia. Ehi, dai! Oddio, le battaglie sono veramente difficili. Uff. Devo stare più attento. No, non dirmi che non ho... No. Devo rifarla, facciamola meglio sto giro. Facciamola meglio, ok? Che dite? Vieni qui. Vieni qui. Vai. Dietro. Attenzione. E ora prendi questo, questo e questo. Vai. Vorrei farvi notare no damage, eh? Potentissimo. Oh. Intanto mi si glitcha un po', ok. Vabbè, mi sta facendo il capo del villaggio, il municipio, tutte cose che già sappiamo. Utili per carità, ma comunque. Grazie per la chiave. Sì, il municipio è qui. Ok. Guard Captain's last act was to secure the village elder in the town hall and bar this gate to the frog horde. But some had got past him. Salviamo, eh. Comunque non è andato affatto male, no damage contro questo nemico. Ora dobbiamo... The captain was right. Signori, indietro. Inside. The villagers, they had no more fighters. Until now. Merda. Andiamoci su. Vai. No, la freccia non si schiva. Ma dai! Ok, sto prendendo sotto gamba l'impresa. Buono a sapersi. Ci riproviamo con maggiore concentrazione, ok? Tutto indietro, tutto indietro, tutto indietro. The frogs were inside. The villagers, they had no more fighters. Until now. Andiamo a eliminare prima questo stronzo. Vai. Ma ogni tanto mi... Perché? Oddio santissimo. Mi fa veramente... Mi sembra che ogni tanto non risponda bene ai comandi. Non so se sono io o...
Curiamoci un'altra volta, perché io mi sono protetto, ma non mi ha attivato lo scudo. O c'è... o il personaggio non ha risposte immediate, ma ci mette comunque un po' di tempo. Vai! Vai, così. Vai, dietro. Fammi bere in pace. Vai a terra e intanto colpisco il tuo amico. Vai indietro. Vuoi morire tu arciere del cavolo? Oh! Eh no, due attacchi così, no! Dai! Dai! Ok, una è andata. Adesso è più facile occuparmi dell'altra. Vai! Attacco a terra. Dai, vieni addosso. Vieni addosso. E vaffanculo. Dai. Vieni qui, brutto. Maledetto. Dai. Avevo ucciso quel maledetto arciere del... Ok, ok. Sto facendo una, veramente una figura barbina. Non sono neanche a difficoltà massima. Volevo giocare a Vibrissa io. Cioè, come funziona Vibrissa? Sei morto con un colpo? Dai, ma figure barbine così non le posso fare. È vero che all'inizio del gioco, di ogni gioco è sempre così. Aia. Beh, almeno ho colpito l'arciere. Azione, azione, azione. Mori, mori. Azione. Dio santo, devo solo eliminarne uno dei due. Vieni qua. Aia. Ok. Vai a terra e restaci. Via. Si beve un po'. Ti a salute. Oh, santo cielo. Mamma mia, se erano dure ste rane. Perdo un sacco di peso, ma perdo poco di peso. Ci sta. Ah, volevo equipaggiarlo. Pazienza, lo equipaggio dopo. Andiamo a vedere se l'anziano del villaggio sta bene. Cosa quell'arco, ragazzo? Reggie had found them. The elder and Robin the ranger, who had been his last guard. The young king sought no thanks for saving them. He sought only to find his brother. Guardate quanto è tutto così bello, tutto così. Oh, c'è un topo lì che si sta nascondendo terrorizzato. Mio fratello, rapito dalle rane, mulino a vento. Ok, grazie anziano. Allora, abbiamo... Oh. If this old rat was right about what was beyond the gate, he'd need to stock up and prepare. Capitano. Eh sì, ci servirebbe un po' di equipaggiamento fatto bene. Ah, ok. Ho già visto la... i rinforzi, grazie, capitano. Roba?
Ok, questi, quindi alle casse posso, diciamo, usarle per potenziarmi. Vediamo un po'. Medio. Peso aumenta, ma aumenta di parecchio anche la difesa. Ci sta. No, guadagno molto in peso, ma perdo troppa difesa. Allora, questo scudo ha fatto la sua. Ha dato quello che poteva, ora. Io direi questo va bene. Facciamo ora l'arma perché insomma. Però superiamo a questo punto la fase di peso. Allora. Sì. Abbassiamo un po' la nostra difesa leggermente per diminuire di parecchio il peso. Ok, che bello che posso farmi il topo che come preferisco io. Allora. Usciamo un attimo con questo elmo di osso, sono inquietantissimo comunque. Perfetto, perfetto. Vediamo la mappa. Questo è il villaggio di Lunga Coda. Beh, si espande parecchio. Ora capisco perché si chiama Lunga Coda. Grandi, grandi umorismo. Oggi. Oh, ma che è questo? Ma perché non mi attiva? No, c'è qualcosa che non va col palo, scusate, ma. Via! Ma quello è un attacco da evitare assolutamente. Ma sto premendo R1 perché. Sei così lento nell'attaccare. Oddio, indietro, indietro. Allora, scusate, ma c'è qualcosa che non va ora con il pad. Quindi io direi che la puntata può terminare qua. Inizieremo la prossima affrontando questo mini boss. Che io pensavo che gli altri fossero mini boss. Invece, a quanto pare, sono un idiota sprovveduto. Va bene così. Intanto, allora, abbiamo ritrovato nostro fratello. Abbiamo salvato l'anziano del villaggio. Direi che qualche progresso l'abbiamo fatto. È un po' presto perché insomma il regno è messo ancora di cacca, ma siamo re da tipo 2 ore, quindi passo alla volta facciamo tutto, ok? Io spero che il gioco vi stia piacendo, a me davvero tantissimo e sto già bestemmiando da un bel po', quindi non voglio neanche immaginare cosa accadrà a breve. Qui da Gaigan è tutto e alla prossima!